Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Ti ricordo come al solito che io mi chiamo Emanuele, sono studente di medicina ormai al terzo anno, convivo con il diabete da più di 15 e oggi parliamo di un argomento molto caro alla mia regione, ovvero l'alcol e in questo caso i diabetici. Ma prima ti ricordo di iscriverti al canale in quanto puoi trovare un sacco di video riguardanti la gestione della glicemia, la terapia del diabete, la dieta, un sacco di cose. Fai un giro sul canale, guarda, controlla tra quello che ti piace, ti interessa e informati. La maggior parte di voi guardano i video ma non sono iscritti e no buona questa cosa, non va bene, perché voglio dire, se ti guardi i video potresti anche iscriverti, make sense, perché dovresti guardare i video ma non iscriverti? Boh. Quindi, cosa dicevamo? Diciamo quindi quelle che sono le conseguenze, le condizioni dell'alcol legato al diabete. Vorrei partire da un piccolo articolo, ovvero nel 2019 l'American Association Diabetics, ovvero l'Associazione dei Diabetici Americani, ha scritto, ok? Comunque si è esposta dicendo che sarebbe molto meglio limitare l'uso delle bevande alcoliche. Ciò significa bere al massimo una bevanda alcolica per le donne al giorno e due per gli uomini. Prima di parlare però quelli che sono direttamente gli effetti dell'alcol, cioè fare un passo indietro e spiegare innanzitutto da chi viene metabolizzato l'alcol, cioè dal fegato, ok, lo sappiamo tutti che si hanno problemi a livello epatico per chi abusa di sostanze alcoliche. Ma vediamo alcune delle funzioni che svolge tantissime funzioni. Il fegato è un organo fondamentale per un sacco di cose, ma in questo caso prendiamo in considerazione due, ovvero la gluconeogenesi. La gluconeogenesi, tra l'altro, probabilmente sul canale c'è un video che vi mostra passo passo, ovvero a partire dalla singola molecola, come poi raggiungere la molecola di glucosio a partire da proteine e grassi. Vi lascio magari il video nelle schede e vi spiega molto meglio che cos'è la gluconeogenesi. Comunque si tratta di riuscire a produrre una molecola di glucosio a partire da altre macromolecole, ovvero proteine e grassi. Inoltre il glucosio è anche coinvolto quindi nella degradazione di quello che è il glucosio tramite l'enzima glucochinasi. Inoltre il fegato è in grado quindi di prendere la molecola di glucosio e invece di degradarla per contribuire ad aumentare la glicemia, prende e l'aggrega a formare molecole di glicogeno che restano immagazzinate nel fegato. Questi processi sono processi comunque che sono più lunghi e generalmente si svolgono anche a distanza di quelli che è poi l'assunzione immediata del pasto. Ora, veniamo quindi, ritorniamo a noi e parliamo quindi cosa c'entrano questi due processi, la gluconeogenesi e la produzione di glicogeno e dall'altra parte cosa c'entra l'assunzione di alcol. Innanzitutto facciamo una piccola precisazione, ovvero l'alcol ha un effetto ipoglicemizzante sia su di me che su altre persone, sia su di me che sono diabetico, sia su mia sorella invece che il diabete non ce l'ha, ok? Quindi entrambi abbassa la glicemia. Questo cosa significa poi per noi diabetici? Una volta che abbiamo visto quindi che varia a seconda del contesto, altri studi poi hanno dimostrato come 1 grammo di alcol, ora non è che uno si metta a pesare il grammo di alcol, ma hanno dimostrato che 1 grammo di alcol ha un effetto ipoglicemizzante maggiore quando si è lontano dai pasti e tanto più si è lontano dai pasti rispetto che a ovviamente averlo preso durante un pasto insieme ad altre pietanze. Questo ovviamente perché poi le altre pietanze contribuiscono a aumentare i livelli della glicemia. Voi mi potete dire, vabbè, ma è successo di bere alcol e avere poi ipoglicemie. Ok, può essere. Ma magari voi non sapete che è collegato all'alcol. Vi faccio un esempio. Secondo poi sempre questo articolo si è dimostrato come anche 12 ore dopo dal pasto o anche il giorno dopo dal pasto risultassero effetti ipoglicemici. Per cui la ipoglicemia può venire anche durante la notte. Non è detto che ad esempio vi andate a fare aperitivo alle 6 e mezza di sera, alle 6 e mezza quindi poco prima di cena, a seconda poi di uno di dove vive. Non è detto che l'ipoglicemia si debba verificare 1 ora dopo, 2 ore dopo, può verificarsi anche durante la notte, può verificarsi la mattina dopo. Per cui l'effetto ipoglicemizzante c'è, soltanto che difficilmente noi lo correliamo a quello che è poi l'effetto dell'alcol. Ora, molti di voi, come dicevo prima, mi possono dire: ma non solo a me non vengono le ipoglicemie, ma a me la glicemia si alza proprio tanto. Questo perché in molti alcolici, in molti cocktail, viene aggiunto lo zucchero. Cioè, ad esempio, Mojito viene aggiunto lo zucchero, Long Island viene aggiunto il tè zuccherato. Per cui,
Per cui questi sono i primi due che mi sono venuti in mente, ma quasi tutti poi, ad esempio, rum e cola, c'è la cola che poi, che serve a Coca-Cola, che poi aumenta la glicemia, che è piena di zucchero, per cui contribuisce ad aumentare la glicemia. Ci sono tante le cose che poi possono aumentare la glicemia. Quindi si può avere un effetto iperglicemico in un primo momento, si fa una botta di insulina per cui va giù, si abbassa la glicemia, e si può avere un effetto ipoglicemico anche qualche ora dopo, oppure addirittura fino al giorno dopo. Per cui è molto complesso gestire gli alcolici per un diabetico, su questo non c'è dubbio. Vi leggo adesso una breve lista di alcuni consigli che si possono adoperare prima di bere alcolici nel caso si fosse diabetici, che tra l'altro potete leggere nel frattempo anche voi mentre io ve li leggo, perché ve li metterò qui da qualche parte. Quindi, controlli il livello di glicemia prima, durante e dopo il consumo di alcol, mangi un buon pasto che includa carboidrati prima di uscire, porta con te alimenti che possono aumentare rapidamente i livelli di glucosa nel sangue in caso di ipoglicemia, in base alle raccomandazioni del diabetologo. In generale vi consiglio sempre o bustine di zucchero, Coca-Cola, qualcosa da mangiare molto rapidamente e cose così. Mantieniti idratato alternando il consumo di alcol e acqua. Tieni presente che ballare è una forma di esercizio fisico che può far calare ulteriormente i livelli di glicemia, qualora tu sei in discoteca e ti piace, e oltre a fare tunz 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 e voglia anche di ballare. Controlla i tuoi livelli di glicemia prima di andare a dormire e mangia qualcosa in caso di valori bassi. Per quanto riguarda i bibiti da mescolare con gli alcolici, prediligi quelli senza zucchero per evitare episodi di iperglicemia nei limiti del possibile, perché poi tanto lo so che la maggior parte di voi, buttei della mia età, mi diranno: ma non è che poi io sono là con gli amici, dico non prenderlo perché c'è la pressione sociale di quelli che mi dicono bevi, e poi in realtà tu non vuoi bere, ma in realtà bevi comunque. Cioè, io sono veneto, dalle mie parti, cioè trovi un morto per strada ogni weekend praticamente a causa dell'alcol, sia in senso figurato che in senso reale, per cui capisco questa cosa, però siete grandi abbastanza per capire che uno è la vostra salute, due, se non volete una cosa potete dire di no. Poi, fai colazione al risveglio anche se non hai fame, chiedi consigli al tuo team diabetologico per conoscere quali bevande alcoliche sono più facilmente gestibili e scegliere in modo consapevole cosa bere. Ultima considerazione, ovviamente abbiamo i sensori che ti dicono se la glicemia si sta salendo o sta abbassando, usali, ok? Quindi abbiamo questa possibilità, cioè questo, abbiamo la fortuna di essere nati in un periodo in cui questi sensori risolvono molti dei problemi a noi diabetici. Sarebbe sciocco non utilizzare quindi questi sensori, fare attenzione a quelli che sono le glicemie, soprattutto non mantenere un occhio di riguardo visto tutto quello che ti ho detto precedentemente. Quindi, ricapitolando, l'alcol ha un effetto sia iperglicemizzante dovuto a quello che ci metti dentro, sia ipoglicemizzante dovuto alla natura stessa dell'alcol. Dà una marea di bagui, non solo ovviamente alle persone sane, ma anche quindi ai diabetici, che sono in generale per tutte le malattie più esposti a maggiori fattori di rischio. E metti determina ulteriori complicanze a un organo molto importante come il fegato, e per cui non è che c'è un altro tipo di polmoni, per cui è un polmone sì e un polmone no, per cui anche se amputi metà polmone i due polmoni lavorano lo stesso, cioè il fegato non puoi tagliarlo a metà, capito? Non si può fare questa cosa, cioè sì, si può fare perché ci sono delle parti che sono divisibili e separabili dal resto dell'organo, però l'effetto poi non è che è fatto tutto uguale in base a tutte le varie parti dell'organo, cioè l'organo ha le sue funzioni, per cui se viene amputato perde le sue funzioni, o almeno perde una parte di queste. Mi vedete con una maglietta diversa perché me ne stavo per dimenticare, ma ho trovato una tabella con alcuni valori nutrizionali con il calcolo di carboidrati per alcuni drink, per cui vi lascio qui nei commenti o in descrizione in base a dove mi ricordo di metterlo. E niente, vi lascio a conclusione del video. Ciao! Siamo arrivati alla conclusione del video. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace, commentare con dubbi, domande, perplessità, altri video su cui vorresti avere ulteriori informazioni o cose di questo tipo. Ti ricordo di, oltre a iscriverti, di fare un giro sul canale perché puoi trovare un sacco di informazioni utili a chi ha il diabete, ma non solo perché ha il diabete, anche a parenti al diabete, ma diabete dello sport, dieta e diabete, come trasportare l'insulina. Un sacco di informazioni che ti potrebbero servire, ma anche sui sensori, ad esempio. Io ti ho detto tutto quello che ti dovevo dire e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!